Bravo, dammi che sei simpatico. Molto simpatico. Adesso un po' meno. Ok, in questo casino magari mi posso levare dalle palline velocemente, grazie. Ok, devo seguire lui. Via, 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 via. Cosa vuoi? Andiamo. Devo seguire te. Abbiamo una mappa, la vedete in alto, dobbiamo stare seguire questa, ci allineiamo in quella direzione, vuol dire. Ovviamente ora dobbiamo seguire lui. Oh! Brutto! Oh via! Ci è mancato pochissimo, signore e signori, ci è mancato pochissimo. Attenzione al fuoco, brucia. Dove c'è andare? Su di qua? Allocando. Ok. Per saltare triangolo. Ok, devo saltare laggiù. Vado. Fatto. Direzione, questa qua. Eccolo là, devo scendere. Ah, di qui, di qui. Ora, prima persona, ma so che c'è la terza persona. Mi ricordavo con R3. Proviamo. No, per adesso no. Forse più avanti. Sì, per ora sì. Gunnar, prendi il coraggio, giovane. Io devo trovare il generale Gullius e unirmi alle forze di difesa. Che idea di tutti, ma va. Sì, spero. Seguiamo questo con lo spadone che sembra saper dove andare. Sì. C'è una parete. Cos'è? Presto. Non è bella cosa, era qui, eh? No! Che è successo? Sono vivo? Terza persona. Era in terza persona. Come ho fatto? Dove devo andare? Ho perso l'uomo, eccolo là. È quello che mi chiedo. Solo questo. Guarda che c'è il drago in giro. Fortezza, fortezza, via, 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 via. Ok, siamo all'interno. Livello 1. Ah, ricordiamo un gioco RPG questo. Un gioco di ruolo alla World Warcraft. Dobbiamo fare delle quest aumentando, potenziando il nostro uomino. Che ancora non riesco a vedere. Di solito con R3 mi ricordo si poteva vedere. Però si vede che c'è qualche problema ancora. Ad esempio, ecco, questo è un morto, potevo rubargli le cose una volta. Quindi? Non c'è dubbio. Come nelle leggende delle fabbriche, il precursore della fine dei tempi. Sti cazzi. Dobbiamo muoverci. Vieni, fammi vedere se riesco a quella. Ah, già, io ho ancora le mani legate. Librami un po'. Ecco. Puoi anche prendere l'equipaggiamento di Gunnar. Non credo che gli servirà ancora. Ok, ok, aspettate, forse ora che siamo liberi. Oh sì, fatto, fatto. Finalmente. Prendo tutto, tranquillo. Va bene. Okay, per attivarlo mi ricordo oggetti. Eccolo qui, ascia di ferro. Maglietta messa. Questi messi. Anzi questi. Questa non la voglio. Ok. R2. L2 si para. Si è bloccata. Apri. Non si può aprire. Richiede, cosa c'è scritto? Richiede la chiave, ok. E voilà, da dove passiamo?
Forza, Sotterra. Muoviamoci. Arriva. Apriamo questo cancello. Metto come lui, Stai fermo, coglione. Il tuo vigore è basso. Potresti non essere in grado di scattare o sperare attacchi potenti. Bevi una pozione o attendi che si ricene. Il vigore deve essere quello a destra. Madonna. Sai fare di meglio. Sì, come la metto? Sai fare di meglio, tanto pigliali. Oh! Ci abbiamo anche una tipo fatality finale. Aspetta un po', c'è anche della bella roba addosso. La voglio. Voglio tutto il suo equipaggiamento, tutto. Scusate un attimo. No, voglio la spada. Vestiario, voglio i bracciali messi. Corazza, voglio questa. Sì, cappellone forte. Questi e basta. Così va bene. Scusate, Ho trovato una. Vediamo se apre. Un'altra immagine, diciamo adesso. Bella così. Avanti, andiamocene prima che il drago ci faccia crollare la torre in testa. Ok, da che parte? Beh, direi di qua. Ah, non si può saltare e colpire, Di qua non si va più. Qua. Ok. Accidenti. Qui si può prendere un po' di cose. Non so cosa ho preso. Questi contro. Madonna ragazzi. Preso. Piglialo. Così ti infilzo. Diglia la testa. Sfigato. Vedi se trovi qualche pozione. Ti servirà. Pozioni, vino, non so se vino è una pozione. Qua c'è altre cose. Ma guardate quante cose possiamo prendere. Di tutto, ciotole, bicchieri. Si può prendere tutto, questo mi piace. C'è un'altra ciotola. Ovviamente credo che più cose si prendono, vedete che hanno un peso, però non con valore. Dopo si può rivendere tutto. Valore 17 con quando si vende nei negozi appositi. Dopo si può con i soldi fare prendere le cose varie. Quindi direi di prendere tutto. Ok. Un'altra pozione mi pare questa. Guardate, ora non voglio perdere troppo tempo, ma potete prendere di tutto veramente. Si può prendere anche le cose accese. Toh, coniglio, più anche il coniglio. Ok, di qua. Ora non perdiamo tempo perché voglio superare il prologo velocemente. Vediamo un po' dove arriviamo. Sangue di Troia. È una sala delle torture. Sangue di Troia. Oh, questi li ammazzare. E ammazzo di. Bella questa. Che bella mazza c'è. No, perché arriva il drago con la pista. Che cosa c'è? C'è una cesta. Aspetta, la sacca fa male. Grimaldello. Ah, prendi tutto. Sembra ci sia qualcosa in questa gabbia. Ho legato. Ho preso il grimaldello. Sposta. Ce l'ho. Ma come si muove però? Usa L per ruotare il grimaldello. Quindi R per ruotare la serratura. Più vicino al grimaldello alla posizione corretta, più la serratura gira prima che questo si spezzi. Solo quando il grimaldello è nella posizione corretta la serratura gira completamente e si aprirà. Ci ho capito qualcosa. Bene, già uno diciamo e addio. Così, avevo trovato. Eccolo! No, era messo bene ora. Aspetta. Eccolo, aperto. La prima volta mi riesce, ve lo giuro. In quell'altro non ci capivo mai niente che fare. Tutto piglio. Bello questo. Valore, peso, armatura, zero. Però c'ha un bel valore, prendi tutto. Anche questo. Ah, l'ho lasciato nudo proprio. Per sfoderare col quadrato.
Voglio un bel arco e anche uno scudo il prima possibile, eh? Io non voglio parare così. Comunque, mano a mano che giocate, potete uccidere chiunque e rubare tutto. Ad esempio, in giro potete andare a prendere pelle di lupo, rivendere questo, un po' di tutto. Si può avere tutto e tutto si può vendere. Cerca in uno scheletro, to. Oro, ad esempio, trovato. Piglia, famina, piglia tutto. Ovviamente il peso rallenterà l'omino, credo. Poi vediamo. Ora siamo in 3. Si è aggiunta anche una ragazza. Qualcuno. Fatto che sei questo. Okay. Arcieri. Con L1 si corre, eh? L'ho visto prima. Aiutatemi, oh! Cazzo, questo è forte. Preso. A riparo. Sto qui. Adesso mi pigli. Mi pigli, sfigato. Preso. L'ultimo. Ah, vaffanculo. Sto! Bello! Questi fatality mi garbano a morire. Fighissimo. Solita cosa anche qua. Si potrebbe prendere anche l'arco allora. Scusate, ma a me l'arco piace. Prendi arco e prendi anche le frecce. Ok. Vabbè, per ora uso questo, eh. Poi vediamo più avanti l'arco com'è. Qui c'è una leva. Vediamo dove va. Ok. È bello, ragazzi, si può interagire su tutto quello che trovate. Poi ve l'ho detto, ci piaceva un sacco, soltanto che era tutto in inglese, eravamo sempre a tradurre, a capirci un pochino. Buoni, eh? Allora, il mio consiglio è seguire il ruscello. La direzione secondo me è quella. Anche se di qua c'è qualcosa. Perdiamo tempo oppure? Vabbè dai, ma andiamo avanti ora, finiamo velocemente il prologo che è una parte più noiosa. Una volta ci arriviamo questo, siamo più tranquilli, facciamo come ci pare. Sono qua, andiamo. Indovina un po'. Ma va? Trecentone. Andiamo, andiamo. Ehi, attenzione ragazzi. Ragnacci schifosi. Bene ragazzi, ragnacci schifosi. Sì che sono forti, me li faccio subito. Altra cosa anche qua. Soldi, veleno. Guardate quante cose. Se ne di roba, eh. Vabbè dai, ora non voglio perdere tempo, ve l'ho detto. Potete prendere tutto quello che trovate. Anche lì è capace c'è roba da prendere. Questa parte. Cos'è quello a fare laggiù? Intanto prendiamo un po' di viveri. No, no, li voglio. Vaffanculo. Aspetta, c'è un orso sulla mano. Gli proviamo qualcosa, sì? Andiamo di là, allora. Ah, furtivamente, così. Vedete la linea? Elettri per muoverti nelle ombre. Sono nascosto, sono fermo. Nascosto, vedi se sto fermo, di regola. Perché mi guarda? Dorme, dorme, via. Via. Via da te, io me ne vado. Molto poco. È bello grosso quello. Poi ci sono vari livelli, ad esempio potete trovare i ragni, ad esempio qui, i ragni che abbiamo trovato erano di un livello basso, secondo me, li ho fatti subito. Capace livello 1, 2 o 3.
più vai avanti puoi trovare i ragni a livello più potente, che sono più duri da sconfiggere, ma con armature e armi più potenti potete farveli tranquillamente. Verso Skimmy. Signore e signori, credo di aver finito il prologo, perché ho visto la neve. La di Cristo mi parlava della neve, per poi entrare nel mondo annevato, che è questo. Che spettacolo. Qua c'è, eh? Sta riparo. Qua c'è. Ecco. Ah, guarda, borseggia. Questa volta se ne sia andato per sé. Potrei fregare le cose a lui. Non sappiamo se qualcun altro si è salvato, ma presto qui pullulerà gli imperiali. Sarà meglio andarsene da qui. Io potrei andare dove voglio. A scoprire, vedi, potrei andare di là. Sono certo che ti aiuterà. Sua sorella. Probabilmente è meglio se ci divia. Buona fortuna. Oh. Ecco. Ciao. Puoi andare. Mi ha detto di andare da sua sorella giù dove c'è una segheria. Ok, io salverei un attimo qui, poi vediamo se si può continuare con Lady Chris. Ok, salvo qui e ci vediamo al prossimo appuntamento insieme a Lady Chris, oppure riporterò di qui da solo. Devo vedere se riusciamo a giocare in due da questo momento. Guardate che paesaggio, signori e signori. Possiamo andare dovunque qua. Non so se c'è una sorta di mappa. Vediamo. Missioni. Prima della... Statistiche. Qui non la trovo la mappa. Forse è da prendere. Comunque. Direi di fermarci qua. Quanto vuoi aspettare? Che cacchio è? Sandes. Ultimo seme. Ma che cazzo è? Vabbè, vediamo piano piano queste cose. Signori e signori, ci vediamo al prossimo appuntamento insieme a Lady Chris. Un saluto da queste terre, dove open world è la parola più bella da dire. Tutto in italiano. A presto. Un saluto da Frank Mazzoni. Ricordate che questo saluto, che lo fanno in Marines un po' tutti, è un saluto che l'hanno fatto per la prima volta i cavalieri, quando si alzavano la visiera per salutare gli altri cavalieri che passavano. Si alzavano la visiera in questo modo e rimaneva così la mano. E da quello è rimasto il saluto. Quante cose vi insegnava Frank Mazzoni, signori e signori, al prossimo video. Ciao!